Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno dritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Pace a voi. Nell'attesa di Gesù che viene e nella preparazione all'incontro con Lui, è sempre presente, come è avvenuto allora, anche oggi, la persona di Giovanni Battista. Come introduce il Vangelo di Luca la persona e soprattutto l'opera di Giovanni? Dopo aver presentato nel Vangelo dell'infanzia la sua nascita strepitosa dai genitori ormai anziani, Zaccaria ed Elisabetta, Giovanni entra nella storia per la parola che è scesa su di lui. È un ingresso solenne di Giovanni, ma soprattutto un ingresso solenne della parola che è scesa su Giovanni. Il Vangelo di Luca è il Vangelo della storia, visitata da Dio, perciò Vangelo della storia della salvezza. E l'Evangelista si preoccupa di porre quei punti di riferimento storico, che sono appunto le autorità, le date, i luoghi, perché la storia è fatta nel tempo, nello spazio, con le decisioni, le scelte, i caratteri, le storie dei singoli uomini. Quando entra in scena Giovanni con la parola, ecco che Luca presenta solennemente il tempo, il momento e il luogo. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore, così presenta i personaggi che sono i punti di riferimento per inquadrare il periodo storico e anche per inquadrare l'ambiente in cui la parola deve risuonare. Ci sono le autorità romane, le autorità locali poste lì da Roma, come Giuda, Filippo, ci sono le autorità religiose, che rappresentano il percorso del popolo dell'antica alleanza. È cambiato il contesto sociopolitico, ma il cammino dell'antica alleanza prosegue. E in questo nuovo contesto sociopolitico e nella continuità dell'antica alleanza, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Nella novità e nella continuità viene la parola. Nella novità e nella continuità si pone il vero profeta, l'uomo di Dio, l'uomo mandato da Dio. Giovanni Evangelista nel suo prologo presenta il Battista come l'uomo mandato da Dio,
venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Qui è identificato come il figlio di Zaccaria, perché Luca ha raccontato l'annuncio dell'angelo a Zaccaria e la resistenza, l'incredulità di questo anziano sacerdote. La parola di Dio venne su Giovanni. Sono due identità, la parola e la persona di Giovanni. Il primo incontro è nella persona del profeta. È lui che deve accogliere la parola, dialogare con quella parola, obbedire a quella parola per poter essere poi profeta fedele. Su Giovanni c'è sicuramente una forza della parola, un predominio della parola e anche una libertà della parola. Nel deserto è il luogo proprio in cui Dio preferisce parlare al cuore del suo popolo. La condurrò nel deserto, dice Osea, parlerò al suo cuore. Il deserto non è tanto il luogo del pericolo, è soprattutto il luogo in cui, tolta ogni altra preoccupazione, abbandonato ogni altro desiderio, si è lì per ascoltare nell'intimità il Signore. Ora la parola vuole questo luogo in cui l'uomo è tutto per il Signore. Giovanni vive nel deserto perché è tutto per il Signore e la parola di Giovanni comincia a risuonare nel deserto perché è necessario che l'uomo si ritrova davanti alla parola tutto per il Signore. Ma non si ferma nel deserto. Egli percorre tutta la regione del Giordano. È una regione che dal deserto va verso il Giordano, è una regione limite, di confine, ma importante è sottolineare che la parola cammina in mezzo agli uomini sulle gambe, nel cuore e nell'intelligenza del profeta. Cosa annuncia Giovanni? Annuncia un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Cioè annuncia un gesto visibile, il battesimo, in cui l'uomo manifesta la volontà di tornare al Signore per il perdono dei peccati. In questo ritorno si ritrova il Signore. In questo ritorno si ritrova la misericordia del Signore. Sappiamo che la parola conversione da una parte significa cambiamento di mentalità, però poi nella cultura, nel linguaggio biblico dell'Antica Alleanza significa anche un ritornare. A lui mi piace così sintetizzare i due termini che indicano una realtà molto complessa, quale appunto la conversione. Cambiamento di mentalità e ritorno. Riportiamo la nostra mente nel cuore di Dio. Non è un cambiamento soltanto della mente, ma è un riportare, rimettere la nostra mente nel cuore di Dio. Ma pure la nostra mente che ha peccato di tornare nel cuore di Dio, certo, perché è il cuore misericordioso. Prepariamoci quanto più è possibile a entrare in questa misericordia di Dio con il giubileo ormai alle porte. La nostra mente abita nel cuore di Dio perché è un cuore misericordioso. La nostra mente che ha peccato e che vuole ritornare è nel cuore di Dio. Conversione e perdono dei peccati. Quindi rimettere la nostra persona
nell'abbraccio misericordioso di Dio. Giovanni è nella continuità, perché egli continua l'opera degli altri profeti e in qualche modo è compimento di ciò che i profeti avevano annunciato. La parola rimbalza nella storia con compimento sempre più approfondito, con compimento e realizzazione sempre più visibile ed evidente, fino a giungere al compimento in Gesù Cristo. Che cosa compie Giovanni Battista rispetto a quello che ha detto Isaia? Compie appunto la voce di uno che grida nel deserto. Grida la conversione per il perdono dei peccati. Andando adesso a rendere più concreta questa conversione, riportare la mente nel cuore di Dio. Ma il peccato che cosa ha fatto? Il peccato ha distorto la via, perché peccare nell'etimologia anche ebraica significa sbagliare mira, sbagliare direzione. Si pensa di raggiungere uno scopo, invece se ne raggiunge un altro. Si pensa a un fine che nella mente del peccatore sembra addirittura un bene, invece la mira è sbagliata. Il fine distorto, o in maniera ancora più semplice, sbagliare bersaglio. E sbagliando bersaglio nell'esistenza, ecco che le vie del comportamento si distorcono. E allora preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Hai sbagliato bersaglio? Conversione significa ritornare nella direzione giusta, riprendere la mira, riprendere l'obiettivo, avere di fronte ancora una volta la meta, che il peccato invece ti ha cambiato, ha posto un altro obiettivo. Ma il peccato, oltre a distorcere il sentiero e la direzione, è anche un vuoto esistenziale. Il cuore che ha peccato è vuoto. E allora l'altra espressione di Isaia per presentare l'opera del Battista: ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato. Bisogna riempire il vuoto esistenziale che il peccato ha provocato in noi. E si riempie questo vuoto, ecco, abbassando quella collina della superbia che intanto si è innalzata accanto al vuoto. Quel vuoto esistenziale sta all'ombra della nostra superbia, della nostra pretesa di farcela da soli. Allora bisogna riempire quel vuoto abbassando la collina della superbia che tiene all'ombra, che nasconde tante volte il vuoto che il peccato ha causato in noi. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. È un'operazione questa che compie il Signore con la parola del Battista, ma compie e realizza il Signore con il Figlio suo fatto uomo. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio perché il Figlio di Dio si è fatto uomo.